tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Apertura quella di oggi, sempre con il permesso dei critici all'ascolto, dei ben pensanti, dei vigliacchi anonimi, un pensiero ai sacchetti a perdere, un giorno sì e un giorno anche spesso ci sono episodi di cronaca nera e io non posso non farli miei e parlarne poi con voi. Come fai tu, se hai la testa a posto, se sei onesto intellettualmente, se non hai alcuna prevenzione nei miei confronti, come fai tu a non darmi ragione? Siamo a Vimercate, una bella località in Lombardia, fra Milano e Monza, esattamente. Siamo in provincia di Monza Brianza. All'alba una povera ragazza va per aprire il suo negozio, mentre alza la saracinesca si trova un energumeno dietro che la blocca, la trascina all'interno del locale, non solo le ruba l'incasso della sera precedente, quindi sapeva bene che poteva trovare il malloppo. Gli inquirenti, che sono alla ricerca di questo sacchetto a perdere, ritengono che fosse uno ben informato. Dopo la violenta, faccio contenti sempre i miei denigratori. Dai, non dico che è di colore, perché non si sa ancora la nazionalità. Non mi spingo, cari censori dei miei stivali, a dire che ci troviamo di fronte ad un extracomunitario, perché per il significato che io do alla parola sacchetto a perdere, è del tutto ininfluente, irrilevante la nazionalità. Un sacchetto a perdere lo è a prescindere dalla nazionalità. Io, e i fatti mi daranno ragione, sono sicuro che si tratta di un extracomunitario. Aveva il volto ben coperto,
Io poi mi chiedo, parlando virtualmente con la vittima che è stata poi violentata, quindi derubata e stuprata, ok? Avrai sentito qualcosa, può darsi che questo non abbia aperto bocca, per carità, può succedere che l'abbia immobilizzata solo con la forza e non abbia detto una parola da cui poter risalire alla nazionalità, ma che sia italiano o che sia straniero, io legislatore, e qui mi riferisco sempre al pesce che puzza dalla testa, in questi casi io, Enzo Spatalino, legislatore, infliggerei una pena severissima, farei passare il vizio a questa gentaglia, a questa feccia italiana o africana che sia, farei passare il vizio di attaccare le nostre donne, di rubare e di violentare la diretta interessata. Quella poveraccia si alza la mattina all'alba per guadagnarsi la pagnotta per andare avanti e incontra sulla sua strada un malvivente. Noi abbiamo una legislazione troppo morbida, non mi stancherò mai di dirlo. Hanno paura a Roma, in Parlamento, di fare una legge forte. Io, legislatore, me ne fregherei delle critiche della sinistra, perché la sinistra, sapete, è sempre schierata one way, a senso unico. I compagnucci della sinistra sono sempre a favore di quella gente, non mi vengono dietro, ma i politici di destra, adesso che hanno il potere, non potrebbero fare una legge severa? In questi casi, qualora venisse acciuffato e ci sono prove schiaccianti a carico del sacchetto a perdere, minimo 10 anni di galera. Qui si va da 1, 2, poi ti trovi anche il magistrato buono, ti trovi il magistrato morbido, ti trovi il magistrato distratto, ti trovi il magistrato che è sensibile verso quella gente, e spesso il tutto si risolve a tarallucci e vino. Ecco perché parlo, è dalla testa che bisognerebbe cominciare una legge fatta di pochi commi, 2, in caso di violazione, carcere da 10 a 20 anni. Me ne fregherei poi delle critiche del capo dello Stato, del sommo pontefice, che si lamenterebbe anche lui, dei compagnucci che direbbero è troppo dura la condanna. Ormai ci troviamo di fronte ad una situazione cancrenosa, bisogna prenderne atto con i pannicelli caldi, non risolvi più niente, non vai da nessuna parte. Una volta che tu prendi un delinquente del genere, un sacchettone a perdere che blocca una povera ragazza, la violenta, le porta via all'incasso, in galera per 10 anni, a pane e acqua se possibile, ma finché ci sarà questa tolleranza andremo sempre peggio. E credetemi, ve lo giuro su Dio, sono quanto mai convinto di quello che dico. Bisogna adottare le maniere forti, perché con quella gentaglia non c'è alcuna
possibilità di dialogo, d'accordo? E criticatemi, sacchetti a perdere all'ascolto, anche oggi sapete che io me ne frego. Adesso lasciatemi dire qualcosa su quanto accaduto, mi sembra, a Torino. Vedete, io aspetto questi momenti di raccolta, di partecipazione, di coinvolgimento, di collegialità per parlare con voi. Sono momenti per me importanti, preziosi, per la comunicazione, per tenere ben alta la guardia. Una sentenza che mi ha fatto inorridire. Un giudice o dei giudici, un collegio giudicante, comunque siamo a Torino, hanno giustificato le sevizie ai danni di bambini, cioè hanno detto che rientra nella cultura rom fare determinate cose che per noi italiani è assurdo fare, e sempre per evitare di essere stato frainteso, per evitare che mi sia sfuggito qualche piccolo elemento, pregherei la regia di offrire il contributo prima del sacchetto a perdere di Vimercate, Monza, e poi della sentenza ignobile di Torino, perché la carta canta. Io posso parlare per ore intere, urlo, sbraito, però se a conforto, a corredo di quello che dico c'è anche la documentazione, allora sono in parte giustificato e legittimato a dire quello che dico. Grazie. Barista aggredita e violentata nel suo bar mentre apre il locale. Lo stupro all'alba di sabato a Vimercate, in Brianza. Indagano i carabinieri. Giudice dice: i rom possono picchiare bambini, è la loro cultura. Bambine rom pestate dai genitori. Il tribunale li assolve con una motivazione che mi lascia perplesso. In quel contesto è lecito. E ancora, dai, per dare maggiore visibilità a questa schifezza, picchiavano le figlie, genitori rom assolti. La violenza è un connotato di quell'ambiente. Avete capito bene? La violenza è un connotato di quell'ambiente, si legge nella motivazione. Ma noi possiamo sopportare queste cose? Io devo stare molto attento, perché va a finire che i rom che ne combinano di tutti i colori sono fuori e io prima o poi vado in galera. Quindi io rispetto i giudici. Nelle mie trasmissioni vedete sempre all'inizio due veri, due grandi magistrati. Da anni sono il mio faro, il mio punto di riferimento, il dottor Giovanni Falcone e il dottor Paolo Borsellino, i due magistrati siciliani ammazzati barbaramente dalla mafia. Quindi io sono verso quella tipologia di magistrati onesti che rischiano sulla loro pelle, non con quelli che sono strani. E mi fermo qua. Come puoi tu giustificare una roba del genere? Perché è nella loro indole, è normale che la violenza è un connotato di quell'ambiente. Credetemi, sono avvilito quando vengo a conoscenza di queste notizie. Mi fermo una manciata di secondi per i nostri suggerimenti commerciali. E poi vado a chiudere con un'altra perla di notizie. Ho la ghiacciaia piena, zeppa,
di comunicati, di foto, di video, di notizie varie per voi. Dovrei stare qui ogni giorno 4-5 ore come minimo per sfoltire la mia ghiacciaia e per portarvi a conoscenza di cose inaudite che solo in Italia possono succedere. A fra qualche secondo. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Lega Nazionale per la difesa del cane, perché gli animali hanno un cuore. Vieni al Parco Zoofilo San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Vieni ed adotta uno dei tuoi migliori amici a quattro zampe. Aspettano impazienti le tue coccole. Parco Zoofilo San Francesco, più di 4.000 adozioni in 10 anni, aperto tutti i giorni, festivi compresi. Ricorda, Parco Zoofilo San Francesco, via Borghetto 1, a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova, perché gli animali hanno un cuore. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordo che io, oltre a questa rubrichetta, l'opinione di Enzo Spatellino, conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia, che va in onda sempre dal lunedì al venerdì, ma in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.45 con ospiti in studio e con la possibilità del pubblico di intervenire. L'importante è che voi ricordiate il canale giusto, canale nazionale 170 del digitale terrestre. Se non lo trovate subito, fate la risintonizzazione automatica dei canali. Do la mia solidarietà, sono convinto di quello che dico, a quei ragazzi veronesi sono stati arrestati, dicono che sono teppisti, alcuni anche tifosi del nostro glorioso Chievo, hanno avuto la colpa di reagire, hanno cercato di attaccare una banda di teppisti, le famose baby gang, che stanno imperversando un po' in tutta Italia, fanno quello che vogliono loro, spadroneggiano. Seconda, terza generazione, io li manderei a calci nel sedere a casa loro. Quindi ragazzi, tenete duro, perché quando c'è qualcuno che ha coraggio di reagire, il giudice bastona chi reagisce e non fa altrettanto nei confronti di queste baby gang. Chiudi con il piccolo contributo, dai. Verona, arrestati ultras per odio razziale, hanno picchiato criminali baby gang. Figuratevi, odio razziale, cornuta e mazziati, vecchi e bastonati. Non solo dovremmo premiarli questi ragazzi, ma invece li condannano pure per odio razziale. Povera Italia, stiamo lentamente ma inesorabilmente facendo una brutta fine, andiamo sempre più giù, verso il burrone, non si capisce più niente. E valga il vero, grazie anche oggi per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista, il buon Simone in cabina di regia. Arrivederci.